Natuzza Evolo, questa donna di oltre 70 anni che secondo appunto i suoi fedeli, i suoi seguaci, avrebbe capacità miracolose, taumaturgiche e diveggente. E chiaramente secondo invece chi non crede e chi preferisce seguire gli insegnamenti della scienza viene vista certo con curiosità, forse con qualche fascino, ma con qualche dubbio. Tra poco tutti insieme seguiremo questa vicenda e cercheremo di dare una risposta a questi interrogativi oppure alla spinta della fede. La donna di Paravati in provincia di Vibo Valentia, che secondo i suoi fedeli, i suoi seguaci, è in grado di operare miracoli, guarigioni, di avere visioni. Sentiamo cosa ne dice di questo Piero Marrazzo e poi subito dopo Pino Nano per la storia, la vera storia di Natuzza Evolo. Ciao Piero, ben rivisto, a te la linea. Buon pomeriggio Alessandro, buon pomeriggio ai nostri telespettatori. Oggi il mio è un collegamento particolare, il collegamento sarà dedicato quasi interamente al reportage realizzato dal collega, dall'inviato della sede regionale di Cosenza, Pino Nano, un collega che più volte ha partecipato e continua a dare i contributi molto importanti alla nostra trasmissione. Oggi ci racconta la storia di Natuzza Evolo. Chi è Natuzza Evolo? Ha 70 anni, è ormai famoso in tutto il mondo. È una contadina, la madre di una famiglia dove accade un fatto particolare a Natuzza. Sono delle manifestazioni che possono essere definite un fenomeno unico. La settimana di Pasqua, dal venerdì alla domenica, pensate, Natuzza continua a vivere il grande mistero delle stimmate. Sono persino, compaiono sulle mani, sui piedi, persino sulle ginocchia. Tutto questo verrà raccontato in questo reportage. Già un'altra volta Pino Nano aveva raccontato ai nostri telespettatori questo grande fatto ed era stato seguito da tanti milioni di persone. Anche questa volta abbiamo deciso di riproporlo. Pino ha raccolto un grande materiale, quindi ci è sembrato giusto oggi, in un giorno di festa come Santo Stefano, raccontare nuovamente questa storia, una storia che coinvolge, che affascina. E allora seguiamola insieme in questo collegamento. Bene, buon pomeriggio a voi, e qui è la Calabria, siete collegati con Paravati, questo paesino alle porte di Mileto in provincia di Vibo Valentia. Siamo tornati qui a distanza di 2 anni dall'ultima volta che ci siamo venuti per raccontarvi ancora una volta, direi in maniera forse più articolata, più completa, la storia affascinante ma ancora ricca di mistero di Natuzza Evolo. Questa donna che, lo dicevate voi, vive il mistero incredibile delle stimmate da ormai 50 anni, che da 50 anni asserisce di avere una frequentazione, un dialogo con la Madonna, e siamo venuti qui a Paravati oggi per raccontarvi questa storia. Di proposito vogliamo farlo insieme ai bambini di Paravati. Li abbiamo tutti riuniti qui insieme sul sagrato di questa chiesa che in passato, il giorno dell'8 dicembre, solitamente ospitava la grande festa della Calabria, della solidarietà calabrese, in onore di questa donna di preghiera. Quest'anno Natuzza non sarà fisicamente qui con noi oggi, noi ve la proporremo, ve la faremo vedere, vi proporremo una bellissima intervista con questa donna realizzata tempo fa, ma alcune parti di questa intervista per la prima volta trasmesse in televisione, ma Natuzza non è qui con noi perché purtroppo non sta bene. Andrei subito dal mio primo ospite, che è il sociologo Rocco Turi, che all'Università di Cassino ha affrontato e ha studiato con grande attenzione questo fenomeno, perché lui ci aiuti a capire in quale contesto territoriale si muove questo fenomeno di Natuzza Evolo. Beh, la popolazione di questo territorio calabrese è particolarmente legato al culto della Madonna, al rito della passione e della sofferenza. Proprio in questo territorio calabrese è molto sentita la manifestazione dell'affrontata, che si svolge proprio nel periodo della passione. Anche i vattienti, che sono una manifestazione di dolore e di sangue, si svolge proprio in questo versante tirrenico della Calabria. E in questo territorio molte persone si chiamano Nazareno come nome proprio. Ecco, Natuzza vive proprio in questo territorio e può essere definito il tipo ideale della sofferenza. Un tipo ideale della sofferenza non tanto dal punto di vista fisico, una sofferenza direi di tipo interiore, di tipo spirituale. Mi fermerei qui sul concetto della sofferenza,
di cui il sociologo Rocco Turi parla. Natuzza è in realtà una figura assai penitente, nel senso che vive dolori fisici enormi, atroci, soprattutto durante il periodo della passione. Molti di voi lo ricorderanno già 2 anni fa, quando noi per la prima volta siamo venuti qui a Palavati insieme a Piero Vigorelli per raccontarvi la storia di Natuzza. Vi abbiamo proposto le immagini assolutamente uniche nel suo genere, nel loro genere, delle stimmate di Natuzza Evolo. Ma il caso di Natuzza Evolo credo non sia un caso isolato. Certo, vi sono altri casi simili. Il caso più noto riguarda Padre Pio, ma credo per quanto riguarda le stimmate, sì. Credo che ci sia un altro caso ancora più significativo, forse, che riguarda la famosa monaca santa Elena Aiello, suora Elena Aiello, che è morta una 30 anni fa in Calabria, che ha avuto le stesse manifestazioni di Natuzza. La monaca santa di Aiello può essere accomunata a Natuzza, perché entrambi all'inizio, quando erano bambine, venivano considerate isteriche, indemoniate, e poi hanno avuto queste manifestazioni. Dicevo prima che la monaca santa Elena Aiello è ad un gradino forse più elevato, nel senso che è stata dichiarata già venerabile dalla Chiesa, ma la sua santità deriva non tanto dal fatto che abbia avuto le stimmate, quanto dalla sua vita, dall'esempio spirituale, dalle virtù e dall'esempio che lei ha dato. Ma il caso di Natuzza Evolo credo non sia un caso isolato. Certo, vi sono altri casi simili. Il caso più noto riguarda Padre Pio, ma credo per quanto riguarda le stimmate, sì. Credo che ci sia un altro caso ancora più significativo, forse, che riguarda la famosa monaca santa Elena Aiello, suora Elena Aiello, che è morta una 30 anni fa in Calabria, che ha avuto le stesse manifestazioni di Natuzza. La monaca santa di Aiello può essere accomunata a Natuzza, perché entrambi all'inizio, quando erano bambine, venivano considerate isteriche, indemoniate, e poi hanno avuto queste manifestazioni. Dicevo prima che la monaca santa Elena Aiello è ad un gradino forse più elevato, nel senso che è stata dichiarata già venerabile dalla Chiesa, ma la sua santità deriva non tanto dal fatto che abbia avuto le stimmate, quanto dalla sua vita, dall'esempio spirituale, dalle virtù e dall'esempio che lei ha dato.